Lazio affronta questo match contro la formazione neopromossa nella Gambrinus Liga, la massima divisione ceca, ovvero il Sigma Olomouc. Tutto pronto per il fischio d'inizio, ci siamo quasi perché l'arbitro sta per dare l'ok. Sembra essere un 4-4-2 classico quello del Sigma Olomouc. Tanto via, partiti per questo match. È intervenuto con calma Texl, poi ancora una volta sul versante di sinistra ha provato il lancio lungo Jemilka, ma è stato fermato subito da Keita. La finta ancora su Jemilka, sempre Keita, area di rigore, cross dentro verso Lulic, colpisce di testa e il pallone finisce fuori di pochissimo. Intanto ancora recupera palla Rollins per il Sigma, errore di Cataldi, ancora Rollins, pallone largo, occhio alla Dick, palla dentro Marchetti, la palla resta lì, gran parata di Federico e poi pallone spazzato via in fallo laterale, difensori biancocelesti. Capo aperto ancora per Candreva, viene strattonato, poi ancora Candreva, pallone incollato al piede destro, poi ancora Keita, può puntare adesso Shevchik, ancora Keita, area di rigore e di tacco, un gol bellissimo del Cobra Djordjevic sul cross di Keita, si è tramutato davvero in un prestigiatore Djordjevic. Tanto finisce qui perché siamo al 45esimo nel primo tempo, allora applausi del pubblico di Landertaia. In campo numero 12 Kuse, palla intanto corta, occhio perché la palla finisce dentro, è stato Rollins a toccare il pallone, poi falta, supera Cataldi, sempre falta con il destro, falta ancora Gentiletti, poi con il sinistro il gol da parte di Ladic. Riparte da Lulic, se la cava nonostante l'intervento di Kose, allora Parolo, palla centrale per Candreva che ha spazio, ancora Candreva, può velocizzare l'azione della Lazio, va Candreva, il tiro in porta Candreva, blafa, se l'è cavata in questa circostanza sul tiro da fuori area di destra di Candreva. Cataldi verticalizza Candreva, quindi Perea ancora per Candreva, c'è spazio per Antonio che può tentare ancora una volta il tiro in porta, arriva adesso, il pallone viene colpito da Blaha che in qualche modo è riuscito a rinviare per la seconda volta il tiro di Candreva dopo il tentativo precedente. Prende il calcio di punizione, poi adesso Putti in copertura su Shevchik, ancora Shevchik, area di rigore, sempre Shevchik, mette il pallone dentro per il 3-1 del Sigma Olomouc sul primo palo, è stato bruciato Beriscia. Infatti batte lunghissimo Keita, poi verso Perze. E ancora un miracolo da parte di Blaha, forse vicinissimo al gol del 3-2. Sempre lui, prova a destreggiarsi, poi cerca Basta, la fascia destra è pronta al cross, arriva adesso con il sinistro dentro verso Perea che non tocca di testa, poi Keita con il sinistro, la palla resta lì, poi arriva anche Sek, deviazione e calcio d'angolo. Perea che stacca la sponda per Keita, poi un liscio da parte di Stierba, occhio a Keita davanti alla porta, sempre Keita, sempre Keita, Keita la mette dentro al sacco, un gol molto bello sull'errore di Stierba. Keita ha saltato tutti, ha saltato anche Blaha, la porta vuota l'ha messa dentro evitando il rientro dei difensori avversari. Spassa via Jemilka verso Younis, Berisha può uscire, siamo praticamente al 46-42, l'arbitro fischia adesso, Lazio esce sconfitta dal Aia Park in questo match contro il Sigma Olomouc, finita 3-2 la partita.